prima, forse vuol fare i complimenti anche a un'altra vittoria bellissima, seppur non di centrosinistra, è quella di Toti? Perché c'è con me Toti, glielo dicevo così. Io ieri ho chiamato siamo già sentiti con Stefano. Toti, ho chiamato Luca Zaia. Sì, no, vabbè, io non ho capito Giovanni, bene. Giovanni, ho chiamato Luca Zaia. Non ho capito. Bonaccini chiama Toti e Salvini no. Siamo arrivati a questo punto? Beh, ma con Stefano, come con Zaia, siamo quasi dei congiunti, diciamo, per i DPCM del governo. Abbiamo passato 6 mesi a occuparci di Covid, praticamente riuniti 24 ore su 24. Ricordo anche... È un po' paradossale, però, devo dire. Bonaccini sì, Salvini no. In luoghi dove ciascuno di noi era in camera da letto. Persino Toma suonava la chitarra una riunione. Chi suonava la chitarra? Toma, il presidente del Molise, mentre del Molise. Hai capito, Toma? Conferenze delle regioni ci siamo intrattenuti. Le cose troppo private non le voglio sapere, però non voglio entrare troppo nelle vostre convivenze. Merlino. Sì, sono qua, Bonaccini. Io però ieri ho telefonato, e sto finendo in questi minuti, ieri a tutti i sindaci eletti nella mia regione, non solo alle 3 straordinarie vittorie dei 3 comuni principali, perché ne governavamo uno, Faenza, abbiamo stravinto, siamo andati a riprendere Cimola e anche Vignola, che governavano altri, ma io ho telefonato anche ai sindaci eletti della Lega e del centrodestra, perché quando guidi un'istituzione è doveroso fare i complimenti a chi vince, anche perché per i prossimi anni ci dovremo lavorare giustamente insieme. Allora, scusa.